In velocità viene attaccato da Po Andreu, il inserimento subito da parte di Ferenc, cioè la girata intanto Joao Pina sia già pronto a ricevere questo passaggio e andare in velocità viene attaccato da Po Andreu, il inserimento subito da parte di Ferenc, cioè la girata intanto Ribeiro, mezzo all'area c'è Duarte, conclusione da fuori, deviazione, è bravissimo, poi con un tocco di classe riparte velocemente la Spagna con il proprio numero 8 e trova un irregolare secondo il 2 arbitrale italiano e qui menti di corpo ancora Po Andreu, cerca di nascondere la palla, Po Andreu, il gioco si va da Moleira, riesce a tornare da Po Andreu, deviazione dentro da parte e attenzione a questo potenziale 3 contro 2 per il Portogallo, Ribeiro 2, ancora Po Andreu si difende, mentre copo davanti Po Andreu, conclusione di Hidalgo, Murata, attenzione a Duarte, la lascia per Ribeiro, la Spagna, attenzione a questo contropiede, Hidalgo per ancora Zanon, Hidalgo e la Portogallo che ora ha una grandissima chance con Martin Lopez e Portogallo due volte sempre con Martin Lopez, la prima volta bravissimo Adrian, ecco che arriva, parte Zanon, va per vie centrali, Zanon alla fine, nel momento del tiro, altro contrasto, non c'è fallo, si gioca, allora Gabarro del portiere portoghese, ancora Gabarro, allarga per Hidalgo, ancora una volta messa, diventa buona per Pina, vediamo se riesce ad andare a concludere preciso, allo spazio, il tiro è là con la Spagna in possesso palla con Po Andreu che cerca subito Gabarro, e stesso per negare il gol, arriva un'altra con e il Portogallo che prova a farsi vedere, il blocco da parte, attenzione viene sbagliato Gabarro davanti a Olivero, Gabarro e qui per fischio di Rago e la palla è dentro, ha segnato la Spagna con il proprio capitano Po Andreu e al 23esimo la Spagna passa in vantaggio per fischio di Rago e la palla è dentro, Gabarro, Andreu, conclusione da fuori, deviazione Oliveira con una velocità assurda, attenzione Ribeiro è davanti ad Alvarez, Duarte, aspetta il fischio di Rago, avviene, parte preciso ed è invece tornare indietro ancora da Zanon, prende velocità Zanon in area di rigore, Zanon è preciso davanti ad Adrian Alvarez, preciso Alvarez e c'è il gol, preciso in un modo rocambolesco il Portogallo trova il pareggio con il gol del davanti ad Adrian Alvarez, preciso Alvarez e c'è il gol! Joao Pina, può partire Onorio, Onorio! Doppio, può partire Onorio, Onorio! Doppio palo!